Eccoci! Ciao a tutti, cari, 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 cari. Ho fatto il pane. Eccolo qua. E oggi sono nell'ora di pranzo, stavo mangiando perché ne faccio mille insieme. Lo volevo condividere con voi perché è veramente molto semplice. Tanti lo so che lo fate già e fate benissimo. Però volevo condividere un po' invece la mia ricettina. Allora, questo è un pane fatto assolutamente senza farina bianca. Aspettate, non vedo la telecamera. Oh, eccola qua. Senza farina bianca. Ho usato una farina 1 mescolata ad una farina completamente integrale. Inoltre è stato fatto un impasto con un quinto di lievito di birra. Proprio, avete presente i cubetti? Proprio un pezzettino, un quinto considerate. Quindi un 5 grammi di lievito di birra. Con una punta di cucchiaino di bicarbonato di sodio e poi ho aggiunto un cucchiaino di zucchero moscovado, quindi quello zucchero di canna dell'Eco Solidale, e un mezzo cucchiaino di sale. Quei 5 grammi di lievito l'ho fatto sciogliere in mezza tazza di latte parzialmente scremato e mezza tazza invece di acqua tiepida. Mi è venuto squisito questa volta. Guardate che morbidezza! È bellissimo, un profumo buonissimo. L'ho fatto lievitare tantissimo perché io ho preparato la pasta praticamente ieri intorno alle 5 del pomeriggio e lo sono andata a cuocere oggi intorno alle 11 e mezzo. Quindi sono tante ore. Un trucco che io ho visto man mano che sono tanti anni ma che mi faccio il pane da sola e tutte le volte faccio una ricetta diversa perché uso farine diverse. Mi piace comunque mettermi alla prova e poi solitamente uso un po' quello che mi rimane in casa, una parte di farina di una cosa, poi c'ho l'orzo, trito e macino l'orzo, quindi faccio direttamente con l'orzo, insomma, in base a quello che ho mi viene fuori una ricetta, non faccio mai un pane uguale, ma devo dire che questo invece mi è piaciuto tantissimo, ecco perché lo volevo condividere con voi perché è veramente molto semplice. E un trucco per farlo molto morbido è la quantità della farina, ci vuole un pochino meno farina. Solitamente quando facciamo l'impasto, smettiamo di aggiungere farina quando ha smesso di appiccicare la pasta, no? Ecco, invece no, è proprio lì il bello, è proprio quando appiccica, deve rimanere così. Magari aggiungiamo un pochino di olio, di extravergine di oliva o semi di girasole, ma insomma per il pane forse è meglio l'extravergine di oliva, ma giusto un po', in modo che le nostre dita non appiccicano più alla pasta e l'impasto rimane veramente molto umido. Lo lasciamo lievitare quindi tutta una notte e più, quindi si parla dalle 12 alle 16 ore, poi lo versiamo direttamente su una teglia con la carta da forno e così come si spiattella nella teglia lo lasciamo cuocere. Devo dire che è venuta una squisitezza. Quindi il mio pranzo, che l'ho già cominciato oggi, mi sono fatto due belle fette di pane e miele. Ovviamente uso il mio miele biologico, mio, insomma, quello che compro io. Super, super biologico, perché i mieli devono essere tutti biologici. Che buono! E poi mi sono fatta una bella centrifuga, perché tanti mi chiedono: ma te come mangi? Ovviamente non sempre mangio così. A volte mi capita anche di bere e basta, quindi di fare un digiuno a base di liquidi. Per esempio, ieri mi sono fatta un bidone di centrifugato. Allora, volevo parlare appunto delle centrifughe. Allora, come avete visto in un altro video che vi metterò quassù, avevo fatto una distinzione tra centrifuga ed estrattore di succo. Avevo poi mostrato, diciamo, una centrifuga e quello che era chiamato, diciamo, in commercio estrattore di succo e poi realmente però aveva una funzionalità di centrifuga, soltanto che la lama aveva un giro molto più lento, di conseguenza riscaldava meno e aveva una funzione di estrattore, però non come il vero e proprio estrattore. Ovviamente in quel video fatto 2 anni fa sono stata poi attaccata da tantissimi e volevo riprendere un attimino il discorso in mano. Allora, la differenza importante sta che l'estrattore di succo ovviamente riesce a produrre più succo usando una lama che gira un pochino più lentamente con una temperatura quindi scaldando anche di meno e di conseguenza i nutrienti rimangono sicuramente più intatti rispetto ad un centrifugato. Il centrifugato produce un liquido che è un pochino meno fluido, quindi un pochino più acquoso, ha leggermente più
un po' più scarti rispetto ad un estrattore di succo, ma soprattutto girando un pochino più veloce, molte delle vitamine magari termoelabili potrebbero essere distrutte. Però qual è il discorso? Io parlo a un pubblico che ovviamente è vasto, no? Allora, non tutti si possono permettere un estrattore di succo, perché l'estrattore di succhi veri e propri comunque sia vanno intorno dai 400 euro in su, si arriva anche fino a 700, 800, 900 euro, come quello dell'Orum, che è uno dei più famosi che circola un po', diciamo, in commercio, venduto come viene venduto poi il Bimby, no? Il famoso robot da cucina che ti fa tutto. Quindi non è semplice, però sapete bene che a me piace parlare con le persone che iniziano e che si trovano sole e quindi non sanno da dove cominciare. Allora, l'estrattore di succo si trova dai 70 euro in su fino a 200 euro, a seconda poi della marca e della caratteristica dei watt, della potenza, insomma, del motore, della centrifuga. Quindi, per iniziare, comunque, se uno ha dei soldi da investire, ovviamente buttatevi subito sull'estrattore di succo, non c'è neanche da parlarne, non ve lo devo dire io. Penso che sia normale e comprensibile quando conosciamo la differenza. Però, per cominciare, per chi non vuole spendere tanto, ma si vuole avvicinare intanto a quella che è la terapia del centrifugato, perché io vi ricordo che c'è una studiosa che ormai è morta, è nata nel 1904 in Lituania. In Lituania si chiama Anna Wigmore, fu la prima proprio a portare i centrifugati nella dieta e a presentarli proprio come metodo anticancro. Qui apro e chiudo parentesi, non l'ho detto io, l'ha detto lei. Tanto che oggi ci sono diverse scuole di salute in America che seguono proprio i consigli relativi anche alla presenza dei centrifugati nelle diete. Quindi già partire da una centrifuga e quindi bersi tutti i giorni in tavola dei bei centrifugati, facciamo già dei grandi passi da gigante. Comunque, continuiamo la nostra giornata e il nostro video. Ora è il momento perché è primavera, quindi è il momento della disintossicazione del fegato e la centrifuga è un grandissimo e validissimo aiuto. Perché è fresca, perché arrivano i primi soli, le prime temperature caldine, quindi è proprio il momento giusto e il fisico nella primavera è proprio predisposto a disintossicare l'organismo. Allora, vi do due o tre ricettine per delle centrifughe molto veloci e molto buone per quanto mi riguarda. Allora, la prima è mela, finocchio e limone. Semplicemente sono tre ingredienti, quindi la mela, sempre un frutto che piace a tutti, abbastanza ricca di zuccheri ma anche di vitamine, ben digeribile, quindi tollerabile anche la digestione dello stomaco. Il finocchio invece lavora sull'intestino e quindi sulla pancia gonfia, molto ricco di liquidi, il finocchio quindi aiuta anche da un punto di vista diuretico. E poi il limone, ricchissimo di vitamina C, sgrassante, lo sgrassante per eccellenza. Finisco il mio panino, sono una maleducata. Invece, oggi mi sono fatta, si vede dal colore, carota. Ho messo tre carote, mezzo finocchio, come si chiama? Del sedano ho messo quattro ravanelli e un limone. Allora, il ravanello ora è un frutto che sul mercato si trova bene, sono anche abbastanza di grandi dimensioni, sono molto buoni, non sono piccantissimi. È una verdura comunque sia che va a lavorare sulla disintossicazione più che altro della cistifelia. Quindi molto importante, questa ghiandola, che è accanto al fegato. Bevo. Quindi, lo conoscete tutti, ne mettete 4 o 5 e vengono centrifugati, per bene. Un bel limone, ovviamente va levata tutta la buccia gialla, gran parte del bianco deve rimanere solamente la polpa da tritare, da centrifugare. Poi il sedano, una o due cose a seconda, diciamo, a piacere, però è una verdura
Verde quindi contiene moltissima clorofilla e fa benissimo perché la clorofilla è l'energia della pianta e quando mangiamo delle verdure verdi centrifugate non facciamo altro che illuminare la nostra anima e portare luce all'interno, quindi quell'energia che ci manca e che invece serve nella primavera perché tutto fiorisce e anche noi dobbiamo rifiorire dato che l'inverno ci ha portato un po' ad incupirci. Invece l'arrivo del sole porta la luce porta a noi energia e quindi la voglia di vivere. Poi le carote, va bene, sapete bene, beta carotene, comunque ci si appresta ad arrivare ad una stagione estiva, i primi mari a maggio, quindi anticipare bevendo tante carote non fa altro che aiutare poi la melanina della pelle, quindi durante poi l'abbronzatura, se siamo ben ricche, la nostra pelle è ben nutrita di beta carotene, non facciamo altro che avere una bella abbronzatura proteggendosi sempre dal sole. Poi un'altra centrifuga sempre è molto buona è anche con l'aggiunta di zenzero. Ovviamente lo zenzero va preso nella radice, quella patata un po' particolare che dentro è limonata, anche questo leggermente piccante. Ne va messo veramente un pezzettino perché sennò quando andiamo a bere lascia un po' un retrogusto di piccante che ad alcuni di voi può dar noia. Però è una pianta, una radice appunto molto buona diciamo per lo stomaco. Aiuta molto tutte le fasi della digestione e devo dire anche per l'acidità di stomaco per chi soffre di nausea. Quindi anche voi, mamme, neomamme e donne in gravidanza, se avete ancora questo disturbo, lo zenzero potrebbe essere inserito nelle vostre centrifughe. Poi possiamo centrifugare praticamente tutto, anche del radicchio. Il radicchio rosso è un pochino più amaro, però possiamo tranquillamente centrifugarlo. Poi ci aggiungiamo della verdura un po' più dolce come la carota e ecco fatto, insomma, che abbiamo risolto il nostro problema. Nulla vieta che potete mettere ovviamente anche più frutta, quindi potete fare un arancio, un 5 limone, una carote, mela, quindi comunque sia, tutto quello che vi viene in mente e che abbia una consistenza rigida e non granulosa, per esempio tra le mele è sempre meglio scegliere una mela consistenza e non granulosa perché quando poi la si va a centrifugare la granulosa ovviamente la perdiamo per strada, invece una bella mela con una buona consistenza riusciamo a prenderci molto più succo. Il limone lo possiamo aggiungere praticamente quasi sempre perché dà quel tocco agrumato molto buono sia come sapore ma anche come nutriente da portare all'interno. Quindi centrifughe, centrifughe, centrifughe. La mattina la possiamo già fare di prima colazione, la possiamo fare a base di frutta, invece a pranzo la possiamo presentare in tavola al posto dell'acqua prima di fare il pranzo a base di verdure, aggiungendo sempre del limone o se volete anche un frutto di stagione. Quindi ora vi ricordo ravanelli, sedano, carote, finocchi. Limone, mele ancora buone che ci sono in giro. Se volete del radicchio, quindi le prime insalate un pochino più dure, le potete centrifugare tutte. Il radicchio ve lo consiglio che spesso è più cattivo da mangiare, quindi a chi non piace il sapore amaro. Si può centrifugare anche il cavolo, il broccolo, quelle cose lì, però anche lì dà un sapore abbastanza più forte. Ecco, solitamente lo consiglio nelle persone che hanno veramente bisogno di disintossicare il fegato, quindi o con delle patologie o con dei disturbi un po' di ingrossamento del fegato, con difficoltà molto grandi di digestione. Molto buona da bere, fa questa schiumettina iniziale che si può anche mangiare con il cucchiaino. E io lo faccio anche a mio figlio, un bambino di 2 anni, lo ricordo, lo metto nel biberon e lui se la beve tutta, ormai è abituato a tutti i sapori. A chi piace qualcosa di un pochino più particolare, possiamo aggiungerci dentro anche un pochino di altre spezie come la cannella o la curcuma, però qui insomma si va a toccare un pochino dei sapori un pochino più particolari. Già lo zenzero fa il suo. Quindi, come avete visto, vi ho portato oggi in un tipico pranzo. Io mi trovo sempre sola perché mio marito lavora tutto il giorno, quindi non torna a pranzo. Santiago invece è all'asilo fino alle 3:30, quindi io Ho la fatto mattina un'escursione fuori, lavoro. infatti, come vedete, sono in tenuta. Ho fatto una bella escursione fuori con tanto di meditazione, quindi al ritorno, essendomi già nutrita della natura meravigliosa, mi sono fatta un bel panino con il miele, pane fresco fatto in casa col miele e della buona verdura centrifugata.
Ed ora posso anche iniziare a fare le faccende, perché che vogliamo fare ragazze, donne? Questa è la nostra vita. Maschietti, che mi guardate, se aiutate un pochettino, dico tanto così, le vostre compagne ve ne saranno grate invece per tanto così.